ansia perché devo fare servizi per due TV, quindi non uno, due, e non devono essere uguali le immagini, quindi... Conoscenza di noi stessi e l'entrare dentro di noi stessi è importante, perché dentro incominciamo a capire una cosa: i limiti della nostra mente, del nostro corpo, i limiti delle nostre, di tutto quel che è un materiale corporeo dentro di noi, perché è semplicemente quello che serve nella vita sulla terra. Ma non è, dentro c'è qualcos'altro, dentro di noi c'è qualcos'altro. E questo qualcos'altro io l'ho vissuto la prima volta quando avevo, e non sto lì a raccontarvelo perché l'ho raccontato, basta andare a leggerlo nel Da bambino al cielo? Da bambino al cielo? No. Prima dell'Angelo, il primo libro che Strolek. Hai scritto tanti di quei libri che Strolek, se ti ricordi, sì. Io ho vissuto prima, 2 anni prima, quello che sarebbe successo a mio padre 2 anni dopo. Sì, E questo è stato molto importante per me. Sì, per Strolek tu parli di 90, il famoso sogno, che mi ha colpito. Sì, Severstrauss. Racconta quella cosa lì che è stranissima, come il sogno, come un sogno premonitore, poetico. Però io ti do il sogno, sì. Ti ha dato questo indirizzo, tu vai per la tua strada, mi dicevi. Ma questo è il sogno proprio del personaggio. Sì, questo per esempio è un sogno, anche questo, eccezionale, perché io non l'avevo mai letto, cosa, no? 90. Non l'avevo mai letto e non l'avevo mai conosciuto. E te lo sei sognato? Ecco, e me lo sono Quando sognato. Quando te lo sei sognato? Ecco, okay. Ecco, io dovevo andare alla Mondadori, che avevo un po' in ritardo, con la mattina lì, ma io mi sono svegliato alle 4. Svegliato alle 4 e poco prima avevo fatto un sogno, che avevo, andavo verso la stazione di Lambrate, in questo sogno, e c'erano tre miei amici insieme a me, e andavamo verso la stazione Lambrate. A un certo momento nella piazza della stazione c'è uno che vende le caldavoste, che vendeva le caldavoste, e lui, Ubei, poi sono coperti, eccetera, e quando io sono andato, così camminavo, lui ha detto: tu vieni qui, vai sempre avanti sulla strada di vita. Io sono, mi ha detto: io? Ho detto: sì, tu vieni avanti. Allora sono andato. Sei franco, no? Sì. Bene. Io sono, ti dico una cosa, prima ho detto, ti dico una cosa. Vai sempre avanti nella strada di vita. E io ho detto: ma io non so cosa sia la strada di vita. Non ha importanza. Vai avanti come hai fatto fino adesso. Continua a comportarti come ti sei comportato fino adesso. Perché voi, te lo assicuro io, che mi chiamo, e mi ha detto il nome, Giacomo 90, io sono Giacomo 90, e quindi e ti dico una cosa, che tu vai proprio bene così, se vai avanti così non puoi che
fare come dire, le cose giuste e nella maniera giusta. Ho detto, ma mica vero, perché anch'io faccio tanti quegli errori, poi non so niente, non importa, vai avanti così, vai avanti così. Allora io ho fatto per fargli un'altra domanda, ma è sparito, sparito. Io mi sono svegliato, erano le 4 del mattino, ho detto, vabbè. Allora mi sono alzato, mi sono preparato, perché tanto dovevo alzarmi alle 6, vabbè, insomma, faccio prima, mangio prima. Infatti mia madre era già in piedi, perché mia madre era speciale. Mia madre è colonnese, personaggio. E poi vado via, prendo il tram, vado alla Mondadori, e quando entro alla Mondadori c'è un saluto. Il coso che era di guardia in basso, e questo qui lo saluto e lui mi saluta. Poi vado all'ascensore, poi dico, ma è inutile che stia aspettare l'ascensore che è su. Vado su di corsa dalla scala al quarto piano dove andare. Allora mi sono messo a correre. In quel momento corre, vedo che c'è un mio amico che era un veneziano che abitava a Milano e lavorava a Mondadori. Corre giù, allora io, ehi là, gli ho detto ciao, lui non mi ha risposto, non mi ha detto niente, è corso via. Ti ho detto, vabbè, come mai non mi ha salutato, è strano. Comunque sono andato giù al quarto piano e poi alle 10 è arrivato questo mio amico. È arrivato e mi ha detto, scusa, perché sai quel mio amico che ti dicevo che andavo a trovare, io ti accompagnavo sempre alla... Sì, lo so benissimo, mi accompagnava sempre all'autobus, per prendere l'autobus e andare a casa. E allora, attraversando il viale, lì vicino a dove c'era l'università degli ingegneri, quelli che erano ragionieri e poi facevano i superiori, era lì, era proprio in quella piazza lì, che non mi viene in mente il nome. E quando, allora lui dice, perché sai, Giacomo Noventa è morto stanotte, è un grande mio amico, io non te l'ho mai detto il suo nome, ma andavo sempre a trovarlo, no? E io ho detto, cosa hai detto? Giacomo Noventa. Ma cioè, io stanotte ho sognato uno? A che ora è morto? Gli ho detto. È morto verso le 4 meno un quarto, metti. Ma sai che io stanotte alle 4 ho sognato un uomo che è venuto da me e mi ha detto di chiamarsi Giacomo Noventa. E lui mi ha detto, vai avanti sulla strada di vita, quello che vi ho detto prima. E lui mi ha detto, ah, è possibile, sai, perché Noventa è un personaggio straordinario. Poeta. È un poeta, è un personaggio grande. Ma tu non l'hai mai letto prima? No, io non ho mai letto Noventa. Ah, guarda, ma come mai? Ne parlerò con la moglie di Noventa. Infatti dopo un po' di tempo, dopo un mese, mi è arrivato un libro di Noventa. Io l'ho letto, mi è piaciuto tantissimo, perché è straordinario. E allora dopo ho comprato anche gli altri libri di Noventa, ho letto tutto di Noventa io. Ecco, era Giacomo Noventa. Pensi, io non sapevo neanche che esistesse. E quella notte lì, proprio alle 4, alle 4 meno un quarto è morto, mi ha detto, 4 meno un quarto meno 20, è morto. E lui è venuto a trovarmi per dirmi, vai avanti sulla strada di vita, fai sempre quello che hai fatto fino adesso. Il comune di Colorno, grato per l'alta opera poetica che ne ha illustrato il nome e per l'affettuoso legame, anche familiare, che gli ha sempre dimostrato
nei confronti del bel paese della mia memoria, questa è una citazione, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 62, approvata all'unanimità nella seduta del 23 dicembre 2019, conferisce al poeta Franco Loi la cittadinanza onoraria di Colorno. Cominciato a scrivere racconti, poi un romanzo che non è mai pubblicato, deve uscire nei gettoni, sì, anche di Torino, anche teatro. Sì. E poi c'è tutta una vicenda, leggerete questa biografia, adesso non voglio raccontare di un'opera teatrale. Perché